Buonasera, in questa puntata di Église Ouverte vi illustreremo la chiesa parrocchiale di Chalon-Saint-Anselme e la parrocchia in generale. Quindi la parrocchia di Chalon-Saint-Anselme viene fondata nel 1746. Inizialmente il territorio della parrocchia appartiene a Saint-Gilles-d'Iverès e la chiesa madre è Chalon-Saint-Victor. Nel 1746 il vescovo di Aosta, Pierre-François de Sales, accetta le richieste dei parrocchiani che con molta insistenza chiedono di avere una parrocchia qui. Prima di questa chiesa veniva fondata alla fine del 600 una cappella più piccola dedicata a Santi Valentino e Barbara. Ovviamente poi, una volta ottenuta l'erezione della parrocchia, si deve costruire la chiesa che vedete. E questa chiesa è stata costruita fisicamente costruita con l'aiuto di tutta la popolazione e l'impresa che l'ha costruita è quella di due valsesiani, Fer e Gallinot. Il contratto di costruzione è appunto poco posteriore al 1746. L'église paroissiale de Chalon-Saint-Anselme a été la première en Vallée d'Aoste intitulée à ce saint, à ce grand saint, le plus grand des Valdôtains, grand philosophe. Alors Saint-Anselme naît à Aoste vers 1033-1034. Il est ensuite abbé du Bec et Loing en Normandie. Il devient ensuite archevêque de Canterbury en Grande-Bretagne. Anselme meurt en 1099 et nous avons célébré il y a peu de temps le 900e de son décès. Vous voyez derrière moi le grand tableau de Saint Anselme, l'extase de Saint Anselme, la Vierge, les anges et Saint Anselme qui indique justement qui est au pied de la Vierge. Il grande quadro che vediamo sopra l'altar maggiore è opera del pittore Stornone di Ivrea ed è piuttosto recente, è del 1910. La grande cornice attorno al quadro è stata arricchita successivamente al 1910, quindi in origine la cornice è meno ricca e i racemi che stanno a fianco, dorati, sono un'aggiunta che è stata fatta in epoca posteriore. Probabilmente dietro al quadro c'è un'altra immagine, non si sa se di Sant'Anselmo o di altro santo, perché in origine la chiesa doveva essere titolata non ad Anselmo ma alla Vergine Assunta. Il motivo è perché i parrocchiani di allora, nel 1746, avrebbero preferito un patrono che si potesse festeggiare in estate, quindi non troppo vicino alla festa di Pasqua. Ma Pierre-François de Sales, vescovo di Aosta, voleva probabilmente dare un cachet particolare alla prima chiesa che ha dedicato a questo grande santo e quindi Saint-Anselme è diventato patrono della nostra parrocchia. L'altare maggiore della chiesa parrocchiale di Chalon-Saint-Anselme non è originale. È stato bruciato in parte dalle truppe francesi bloccate dal forte di Bar e viene ricostruito
ed arricchito da questo tabernacolo portato da Gressonei, opera di artisti valsesiani, e anche se parzialmente spogliato, purtroppo i ladri qualche incursione l'hanno fatta, lo vediamo abbastanza integro. E sulla parte anteriore dell'altare c'è un medaglione che rappresenta il santo, quindi con la croce degli arcivescovi. La pittura alle mie spalle rappresenta Cristo Re. È una delle pitture volute da Don Peacken, completamente rinnovate negli anni 30 del secolo scorso. La pittura che vedete è una pittura con un significato particolare all'epoca in cui è stata dipinta. Sappiamo che la festa di Cristo Re è di istituzione recente, cade alla fine dell'anno liturgico, e rappresenta Cristo Re dell'universo. I simboli, come vedete, sono Cristo in trono, attorniato da due angeli, San Michele con la bilancia, quindi la rappresentazione della giustizia, e un altro angelo con il ramoscello d'ulivo, quindi la pace e la giustizia sono il modo in cui Cristo regna sul mondo. Vediamo poi anche questo angelo che offre a Cristo Re lo scettro e una corona. In realtà Cristo Re ha già una corona, non ha bisogno che gli uomini gliene presentino un'altra, ma questo angelo offre comunque la corona dell'umanità a Cristo Re. La solennità di Cristo Re è stata istituita nel 1925 soltanto. È un periodo particolare e qualcuno ha voluto vedere in questo, momento in cui nascono le dittature, l'Europa sarà poi coinvolta nella tremenda avventura del nazifascismo, l'unico Cristo, l'unico re del mondo riconosciuto dalla Chiesa Cattolica è appunto la figura di Cristo Re dell'universo, e questa pittura fatta in quel periodo assume per la Chiesa di Chalons-Saint-Anselme un significato particolare. Ricordiamo la data del patrono, Saint-Anselme d'Ost, che cade il 21 di aprile. In quella occasione appunto si celebra il patrono della parrocchia e durante la celebrazione solenne vengono esposte le reliquie del santo. Vediamo due reliquari alle mie spalle, il primo di argento sbalzato della fine del 1600 e l'altro in legno dipinto e dorato, meno ricco, che però risale al tempo in cui Pierre François du Sal ha eretto la parrocchia di Saint-Anselme. La volta della nostra chiesa parrocchiale è stata dipinta con figure di santi, alcune caratteristiche, per esempio la prima in alto a destra è una pittura che rappresenta il santo patrono della diocesi, Sangrato, e lo vediamo infatti nell'atteggiamento di respingere una tempesta. Questa è un po' l'iconografia classica di Sangrato, oltre a quella che lo vede portare la testa di San Giovanni Battista. Nella seconda pittura vediamo invece Santa Barbara. In
In questa pittura vediamo San Giovanni Bosco, abbastanza somigliante ad un santo che, di cui possediamo delle immagini fotografiche, quindi è potuto essere riprodotto in maniera abbastanza fedele. E dalla parte opposta abbiamo il santo patrono di tutti i parroci, che è Le Saint Curé d'Ars. Poi abbiamo Sant'Agnese, ovviamente martirizzata mediante il fuoco. In ultimo abbiamo San Giuseppe con l'iconografia classica, quindi il ramo che fiorisce, e con il bambino Gesù in braccio. Nel dipinto che vedete accanto a me abbiamo una pietra su cui è in modo finto incisa la data del pittore che ha curato l'ornamentazione della chiesa, che è Carlo Morgari, e una data, il 1930. È proprio in questa data in cui la chiesa viene completamente ridecorata. Il dipinto, che occupa una buona parte della parete, indica la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vediamo infatti delle ceste piene di pesci e del pane che viene versato in abbondanza perché la folla possa sfamarsi. L'arc triomphal de l'église paroissiale de Saint-Anselme è décoré par le triomphe du Saint-Suaire. En 1931, nous avons eu une exposition extraordinaire du Saint-Suaire à Turin, et puisqu'il y a eu le mariage du prince Humbert avec Marie-Josée. Il y a eu ensuite une exposition extraordinaire en 1933, et à cette occasion, il y a eu évidemment un pèlerinage à Turin pour visiter le Saint-Suaire qui a été apporté de Chambéry à Turin en 1578. Une dévotion particulière à l'intérieur de la Vallée d'Oste puisqu'elle est passée par le Petit Saint-Bernard pour aller à Turin. Voyons ensuite la lance avec l'éponge qui a été plongée dans le vinaigre et qui sera posée sur les lèvres du Christ mourant. Nous avons un ange qui apporte la colonne où Jésus sera fouetté. Et ensuite nous voyons ces anges qui soutiennent le Saint-Suaire. De l'autre côté, nous voyons une autre image du Christ. Donc c'est ce qu'on appelle le mandilon. Véronique qui a essuyé le visage du Christ. Et nous avons ensuite la croix qui est portée pour c'est la conclusion du voyage terrien du Christ. Et tout en haut, voilà une reproduction bien réussie, je dirais, du Saint-Suaire. Una particolarità della chiesa di Chalon Saint-Anselme è questo altare laterale che è dedicato alla Madonna di Europa, ma non da tantissimo tempo. Il parroco Don Mario Vacher, che è stato parroco per oltre 50 anni, originario di Fontainebleau, ha voluto sostituire l'Hôtel du Rosaire, quei 15 misteri, facendo scolpire una statua della Madonna uguale a quella che si trova nella chiesa di Fontainebleau, che è la Madonna di Europa. Accanto a me vedete anche questo bel pulpito
opera probabilmente di Fumasoli, uno scultore di Aosta originario della Svizzera, che rappresenta i quattro evangelisti e la figura centrale del santo patrono Anselmo di Aosta, della figura dorata al centro. Una particolarità è anche la croce tenuta da questo braccio rivolta verso il predicatore. Questo per ricordargli che dal pulpito parla a nome di Cristo. Quindi tutti gli altri argomenti devono essere lasciati da parte e solo la parola di Dio e il suo commento deve essere annunciata dal pulpito. Naturalmente fino agli anni 30 la Chiesa non è illuminata elettricamente, ma si era già pensato a dare solennità a un'illuminazione che viene con questi tre lampadari di cristallo. Vengono da Parigi perché un gruppo di emigrati, in particolare la famiglia Sartor di Tilly, ha fatto mandare da Parigi questi tre lustri che avevano in origine candele che poi sono state sostituite da lampade elettriche come le vediamo ora. Alle mie spalle la santa patrona dei cantori e della musica sacra, Santa Cecilia, che è proprio al suo posto qui in cantoria. L'organo è nuovo ed è stato costruito in occasione del 250° di fondazione della parrocchia nel 1996. È uno strumento completamente meccanico di 18 registri con oltre 1000 canne. Il Battistero è un'opera pregevole, probabilmente dello scultore Fumasoli di Aosta, 1865, come vediamo lì, e rappresenta il battesimo di Gesù, il fiume Giordano, San Giovanni Battista, la colomba dello Spirito Santo e in alto il cartiglio che dice esattamente: Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. Quindi il compiacimento di Dio per il fatto che il figlio fatto uomo riceva il battesimo dal cugino San Giovanni Battista. Ai piedi della composizione vediamo la rappresentazione delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, mentre sui lati abbiamo delle formelle che rappresentano degli episodi della Bibbia. Il battistero è collocato all'ingresso della chiesa, quindi in fondo, perché l'idea è che prima di entrare a far parte della famiglia cristiana bisogna ricevere il battesimo. Quindi il bambino viene portato al fonte battesimale per lavare il peccato originale. Questo significa che il battistero era un arredo liturgico importante perché la cerimonia si svolgeva in parte all'ingresso della chiesa e poi si entrava e il battesimo veniva ricevuto qui. Dopo aver ricevuto il battesimo ci si poteva avvicinare alla parte della chiesa, diciamo più importante, il tabernacolo, perché il neonato ormai battezzato entrava a far parte della famiglia cristiana. In occasione della celebrazione del 250° della parrocchia, che è avvenuto il 24 di novembre del 1996, è stata posata questa targa in bronzo che ricorda l'avvenimento. Monsignor Alfossi ha fatto in quell'occasione la prima visita alla parrocchia di Sant'Anselme.